Bella youtubers, io sono Ande ed eccoci a un nuovo episodio di Pokémon Nero 2. Ah, subito una cutscene. Ehi, guarda chi si vede, Ande! Il tuo ultimo film è stato un vero successo, continua così e il pubblico ti amerà ogni giorno di più, così come il nostro staff. Ti saluto, Ande, continua a farti onore nel Pokéwood. Ok, siccome siamo già al Pokéwood, diciamo una terza meta, e ancora non abbiamo nessuna MN, ho intenzione di esplorare il Pokéwood, perché non credo sia solo di... Ecco, questo vi dà un lemon succo gratis. Ah, ogni volta che faremo un buon film lo ci darà un lemon succo. Perfetto. Io cerco, intanto taglio e vado ai pezzi che sono importanti. La spazzatura c'è niente? No. Ok, con questa vista magnifica vi dico che sono ritornato e non ho trovato niente. Questi qua si sono messi a parlare per 3 ore e non abbiamo concluso nulla. Quindi viaggiamo in nave, per quanto ho capito. Bom bom bom. La nave è questa. Posso viaggiare? No. Team Plasma. Quindi voi sareste del Team Plasma? Esatto, siamo del Team Plasma. 2 anni fa siamo stati traditi da qualcuno che consideravo un sovrano. È un eroe, il nostro tentativo di conquistare Unima finì un fallimento. Ma non ci arrendiamo, non vogliamo! E abbiamo già un nuovo piano di dominio. Chiudi il becco! Siete solo degli ipocriti, dite di volerli salvare, ma in realtà siete dei malani ladri di Pokémon. Non pensate di passarla liscia. Ci mancava solo questo. Prima i Lillipop ci hanno inseguito alla fattoria e ora dei mocciosi ci sbarrano la strada. Pazienza, ci rifaremo rubando i loro Pokémon. Fatevi sotto, pivelli. Uno è un capo palestra e gli altri due sono quelli che hanno battuto il capo palestra. Sventerò il vostro nuovo piano, non vi perdonerò per il Team Plasma. Quindi ora me ne vado, me ne posso anche andare. Me ne vado! No, cos'è il combatto? Cosa, pensi di riuscire a battermi? No. Non ti ballo, perché voglio prima fare una cosa. Sì, giusto. Ok, dimmi che Pokémon. Sì, ti batto. Ah, ci serviremo dei vostri Pokémon per conquistare il mondo. Figo! Guarda sfida con seguaci del Team Palma. Vanno i Capatrat. Sì, tutti hanno un Patrat oppure un gatto là. Ah, e hanno pure la loro colonna sonora. Ah, la protezione. A te ti hanno pagato per farmi perdere tempo, vero? E via. Una crescita. Diventa famosino, mordimi tutto. E ora muori. Ok, dovrei eliminarlo con anche una semplice azione. Sempre se il colpo va a segno. Ecco. Vediamo, vai. Dai una bella testata. Ok. Solo lui? Vero 16. Non si evolve adesso al 17. Vortice erba, certo che te lo insegno. Pugni sguardo che non è per niente utile.
Anche se io arrivo ad insegnare i fan di foglia. Plasma! Perso, accidenti! No, si evolve al prossimo livello. Incredibile! Dei bambocci del genere che ci prendono alla sprovvista. Accidenti, fuggiamo! Accidenti, ci sono sfuggiti. Dividiamoci, tu cerchi sul percorso 20. E io che faccio? Se avessi perso avrebbero preso i miei amati Pokémon. Grazie. Tieni questo. Ah, ecco come si ottiene taglio. Questo è l'MN taglio. Un Pokémon che conosce taglio è in grado anche di tagliare dei piccoli arbusti fuori dalla lotta. Ma non perdiamo altro tempo, dobbiamo inseguirti in plasma. Dividiamo, tu hai il percorso 20. Ma non ci dovevi andare tu, lavativo. Intanto devo cambiare. Tocca a calamità. Ok, ora dobbiamo beccare. Sicuramente li dovrò beccare tutti io, tutti e tre io. Tre, oppure due, visto che già uno l'ho battuto. Non mi arrenderò tanto facilmente. Voglio una musica diversa. Non è qua. Ah, vero, avremo salite scale. Prima però voglio catturare un Pokémon che per insegnargli taglio. Sì, ma non è un Pokémon che uso per la squadra. Sarà solo per metterci delle MN. Sì, eliminiamo subito Venipede. Perché voglio Patrat. Cavolo. Oh, che è questa crudeltà verso uno Snivy. Non voglio ammazzare Patrat. Pazienza. Dai, no, veramente. Pazienza è pericoloso, eh. Ok, via il Venipede. Borsaka. Una Pokéball, sì, basta. Vai, prendilo. Ok, abbiamo preso un Patrat. Pokémon esplorante. Manco esploratore. Sono molto guardinghie. E almeno uno dei... Branco è sempre in guardia. Non vedono però il nemico se li attacca da dietro. Bene. Sì. Lo chiamiamo. Allora, dov'è? Se trovo le lettere. Ok. Ok, inserito. Ho chiamato schiavo. Sì, è un po' crudele, però lo chiamo così. Che ci volete fare? Sì, gli devo insegnare la mossa, scusate. Mi faccio perdere un altro po' di tempo. Ah, qua si danno MT. Ecco, taglio. Scusa. Non era più inutile. Fammi quadro. Bello.
E andiamo a cercare sul percorso 20. Ah, secondo me ecco perché si va di qua. No. No. Ho sbagliato io perché sennò non avrebbe senso. Gli altri giorni non ci possiamo andare. Ah, pensa a ste cose. Sì, mi sono infilato da un buco. Tu non mi aiuti. Fottiti. Ah, eccone uno. Sai che si va dal fiume? Quanto mi danno fastidio le persone appiccicose. Ok. Seguace plasma femmina. Quanto fastidio mi dai! Ha un gatto. Furlon. Furlon. Mi devo ricordare che Furlon è un gatto. Sto usando il mouse un attimo. Vabbè, voi non lo vedete. Ah, odio quando lo evitano. Sfuriate. Non mi farà niente. Uno, uno, uno. Ok. Sonic Boom. Sfuriate. Ma prova con qua. E sbaglia pure. Mi stai prendendo in giro? Dai, fulmina quel gatto. Muori, inutilità fatta a gatto. E calamità prenderà la tua forza. Plasma! Che impertinente! A pensarci bene, non troverò i miei compagni da queste parti. Devo andare verso il mare, perciò ci sono, fuggirò di nuovo. Addio, Zondopoli! Cioè, tutto qua, solo una tizia dovevamo prendere. Bene, anzi male. Ma quanto sono veloci a scappare quelli là. Se ne poveranci nel tuo culo. Però se si è lasciato sfuggire un dettaglio importante. Se stava cercando il mare vuol dire che Team Present si trova su una nave. Secondo me si sono diretti a Austropoli, visto che lì c'è un porto enorme. Perfetto, allora si ritorna a Zondopoli. Se non sbaglio lì c'è una banchina dalla quale partono delle navi. Ci troveremo sicuramente qualcuno in grado di darci qualche informazione di più a proposito. Ah, ok. Io intanto voglio cercare i posti dove usare taglio. Io devo contare. Allora, siamo tornati finalmente. E ho deciso di parlare subito con questo tizio. Ti aspettavo, Andy. Vedo che vai alla grande e continuo il premio. Premio podista professionista. Aspetto un altro premio da darti. Ta-da! Perché cuore? Super. Super debuttante. Tieni, Andy. Grazie ai suggeripremi, è più facile scovare altri premi. Non ho più suggeripremi da darti. Prossimo obiettivo, 50 premi. Metticela tutta. Infermiere, aiutami tu. Ok. Quindi affrettarsi per... Ma io li avevo visti gli alberi per da tagliare. Non lo so, ragazzi, non lo so. Magari la vecchiaia. Ecco dove li avevo visti. Qua giù erano, affanculo. Qua li avevo visti che c'erano degli alberi da tagliare. Infatti, eccolo. Sì. Vai, schiavo. Taglialo. Ok. Tutto questo per una super pozione, affanculo. Qua c'è altro taglio? No. Altro taglio da qualche parte? No. Taglio, 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 taglio tutto.
a prezzi scontati, taglio tutto. Fa tipo zona segreta. Tu chi sei? Qui si mette sotto pressione il petrolio grezzo per scomporlo in diversi elementi. Si tratta di una raffineria chiamata anche topper o dispositivo di topping, ma io preferisco chiamarla raffineria. Eh? Finalmente qualcuno che mi ascolta quando parlo di scienza. Ok, ho incontrato un magnamite overpower che mi ha pestato. Dicevo, ho incontrato un magnamite troppo forte e mi ha pestato. Questo però lo voglio catturare. Non mi interessa. Sarà il mio tipo fuoco. Anche se Snivy ci lascerà. Vabbè, tanto lo so che ci lascia. Pure più veloce di Snivy. Vabbè che non ci vuole tanto, però. Chiedo quando cosa diventerà quando diventerà Magmar. Schiavo. Schiavo è il più adatto a fare di male, visto che non ha mosse potenti. Un'azione dovrebbe essere. Io ti odio, brutta talpa maledetta. Vabbè. Tentativo numero 2 di catturare un Magdiff. Dopo aver sottovalutato quella maledettissima talpa, me ne vado alla prossima città e poi chiudo la parte. Quel film mi è sembrato proprio interessante. Vadiveria. Allora, l'hai visto il film? In realtà ero così emozionato che non sono entrato nel personaggio di Ryoluman. È una performance che non farà battere il cuore. Dai, non ti buttare giù così. Puoi riprovarci ancora mentre continui a fare il capitano. Se non crei problemi ai passeggeri non mi arrebbero mica. Certo, non so come la pensano quelli del Pokéball. Ehi, hai visto? Mi sa che c'è il Team Plasma, sono scappati tutti! Non posso dire di darmi i soldi tranquilli, ma nemmeno se ne sono andati via. Ora che la confusione è passata puoi imbarcarti sulla nave per Ostropoli. Yippee! Bene, allora ce la metterò tutta come capitano. Farò battere forte i cuori fendendo le onde burrascose. Quindi devo entrare qua ovviamente per prima cosa. Devo fare a biglietti. Sempre in mezzo alle palle! Sempre in mezzo alle palle! Sempre in mezzo alle palle! Vuoi andare ad Ostropoli? Sì. Cercherò il Team Plasma e gliela farò pagare. Perché? Ehi capitano, dov'è la nave di cui va tanto fiero? Perfetto, prego da questa parte. Figata! Wow! Che bello! Signore e signori, siamo arrivati a Ostropoli. Quindi è questa Ostropoli, è molto più grande di quanto pensassi. Comunque sia, non ha importanza, scovera il Team Plasma ovunque si trovi. Ah, a proposito, Andes, cambiamoci i numeri di Interpoké. Da Lisopoli potevamo incontrarci in ogni momento, ma qui non è la stessa cosa. Infatti, se notate, siamo dei nanetti. Un veliero di questi tempi? Che strano. Cioè, veramente, un galeone. Cazzo. Vabbè, siamo... Oh, un oggetto, poi chiudo. Queste squame cuori sono molto importanti. Servono a imparare delle mosse... Insegnare delle mosse speciali ai vostri Pokémon. Che non possono imparare con il livello. Però possono impararle.
Vabbè, è complicato da spiegare. Quando incontriamo il tizio ce lo spiega. Comunque, chiudo anche qui la parte. Come al solito non abbiamo concluso granché, ma vabbè. Alla prossima, ciao!